nuovo nome per il parco di Via Kennedy a Montelabate. Proprio in occasione della Festa della Donna viene dedicato alla poetessa Anna Teresa Albanesi. È domenica 7 marzo e a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l'inaugurazione sarà necessariamente senza pubblico e riservata a un numero molto ristretto di partecipanti. Da oggi questo parco, noto a tutti ancora come Parco Kennedy, verrà dedicato a Anna Teresa Albanesi, una poetessa che ha vissuto parte della sua vita qui a Montelabate. È stata una donna importante per la comunità. Chi l'ha conosciuta parla di una donna di una grande generosità e di sensibilità. Io, non avendola conosciuta, non ho potuto apprezzare queste doti, ma ho sempre sentito parlare di lei, di questa figura, di questa donna che è stata dapprima insegnante e poi una poetessa per tutti. Considera ogni giorno un dono della vita e sarai donna con l'infinito nel cuore. 8 marzo 2005. L'idea di intitolare il parco è partita l'estate di un paio di anni fa, in occasione di una delle nostre buone notti, quando Roberto Rossi, presidente della Montesabatis, ha lanciato l'idea di intitolare un luogo a questa donna, a questa poetessa. Abbiamo subito pensato cosa fare, perché l'idea ci è piaciuta, apprezzata, e appunto oggi, in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna, abbiamo intitolato questo parco un luogo di incontro per giovani, un luogo di incontro per famiglie. Abbiamo scelto di installare questo totem all'ingresso del parco proprio perché chiunque passi qui si lasci ispirare dalle sue parole, venga incuriosito da chi è stata questa donna e possa scoprire qualcosa di più di lei. E volevo ringraziare innanzitutto la famiglia che ha partecipato a questo incontro. Con grande onore mi fa piacere di averli qui. Ringrazio anche la Valeriana Rossini che ha donato questo totem nella persona di Emanuele Damiani. Volevo ringraziare l'amministrazione di Montelabate, del comune di Montelabate e i suoi collaboratori. Un ringraziamento anche a Roberto Rossi speciale, anche perché è sempre stato vicino a mia madre in tutti questi anni, condividendo la poesia, anche gli umori, gli stati d'animo, la fragilità e anche la forza di questa donna. Ci tengo a dire che sono molto contenta anche da parte di tutta la mia famiglia, ma soprattutto orgogliosa. Questo parco si addice molto a lei, perché lei è andata via dalla città per venire tra i colori della campagna, per la sua vena poetica, e questo giardino la rappresenta. Io non posso essere che felice per questa intitolazione. Molto spesso nei nostri luoghi si fanno intitolazioni a personalità importanti, ragguardevoli, certamente meritevoli di riconoscimenti, ma che poco hanno a che fare con la nostra vita e con la vita soprattutto di chi poi quei luoghi li frequenterà. In questo caso non è così. Questa intitolazione muove tanta commozione nella popolazione, nella gente di Montelabate. Lo abbiamo visto in questi pochi giorni in cui è stato annunciato da parte dell'amministrazione comunale l'intenzione di dedicare appunto questo parco ad Anna Teresa. C'è tanta commozione, tanta emozione soprattutto in chi l'ha conosciuta, in chi Anna l'ha frequentata, ha avuto occasione di esserle vicino, e anche in chi, non avendola conosciuta, però la conosce attraverso la sua poesia, le sue opere. E certamente l'intitolazione di un parco è impegnativa, più impegnativa dell'intitolazione di una semplice via, una piazza, un edificio. Un parco è una cosa che vive, che respira, che ha bisogno di attenzione, di manutenzione, ha bisogno di affetto per poter vivere.
ed è bello che sia così, che questo parco appunto venga intitolato a Anna Teresa. Anche la sua opera ha bisogno di continuo affetto, continua attenzione, continua manutenzione, diciamo così. E Monsabatis da parte sua si è impegnata e si impegnerà ancora per farla conoscere a tutti e per far conoscere appunto la sua poesia attraverso anche diverse iniziative che abbiamo in cantiere. Così mi è venuta in mente in questi giorni la poesia di un altro grande poeta italiano, l'anconetano Franco Scataglini. È una poesia bellissima, breve, dedicata al padre, struggente, in cui appunto Scataglini, che probabilmente Anna avrà anche conosciuto nel giro delle sue frequentazioni letterarie, Scataglini in questa poesia si rivolge al padre, che morendo, anziano, dopo una vita discreta, dopo una vita silenziosa, gli lascia in qualche modo sorprendentemente un dono, il dono di un giardino, che è appunto la poesia. C'è chi lascia un poema e chi non lascia niente, perché esse muto è il tema de vive in tanta gente. Però tu m'hai ingannato, vecchio, e per non morì, muto come eri stato, m'hai lasciato un giardino. L'occasione è stata la festa della donna, il ricordo della festa della donna. Abbiamo scelto di intitolare questo parco proprio per dare risalto a questa figura molto importante, femminile, e abbiamo scelto di incidere sul totem una poesia dedicata alla donna che Anna Teresa ha scritto a marzo del 2005 e che potete trovarla e riportata nel libro, nell'ultima sua raccolta, L'ovvietà dei silenzi. Purtroppo l'emergenza sanitaria di questi giorni soprattutto sembra che si stia intensificando, abbiamo deciso di fare uno speciale televisivo senza invitare pubblico per evitare assembramenti. E abbiamo comunque contattato la Protezione Civile, che ringrazio, perché comunque ci troviamo in un parco pubblico e per evitare eventuali assembramenti abbiamo chiesto la loro collaborazione. Mi sento di dire che io sono comunque molto orgogliosa e non finirò mai di ringraziare, perché questa cosa è molto sentita e va bene anche se non ci sono tante persone, ma è un bel riconoscimento comunque. E siamo qui sotto il cartello perché comunque questo qui è stato individuato dal comune come punto di raccolta nel caso in cui si verifica un evento calamitoso, che potrebbe essere di genere un terremoto o quant'altro. Quindi questo è uno dei posti individuati dal comune come centro di raccolta per gli abitanti di questo paese. Io abito qua dal 1990, quando questo parco era, o quello che vedete ora che è un parco, era un terrapieno, c'erano erbacce, sterpaglie e quant'altro. Poi, sentendo le voci che forse poteva cambiare la zona di destinazione d'uso, ci siamo mossi, io e il signor Monchiutirino, che è stato anche assessore in questo comune, per poter costruire questo parco ed avere questo bellissimo parco verde qui nel comune di Montalabate. Quindi diciamo che mi sento un pochettino orgoglioso, soprattutto che poi l'hanno intitolato alla Anna Teresa, anche perché l'ho vissuta in prima persona come suo allievo quando lei insegnava alle elementari, e questo mi fa duplice piacere, perché col passare del tempo, come dicevo alla signora, ho scoperto la sua duplicità, cioè il suo essere insegnante, quindi avere un'impostazione categorica su quello che doveva essere l'insegnamento, e il suo essere artista, che la vedeva in contrapposizione anche durante le lezioni, perché poi aveva queste idee, queste cose che erano diverse dagli altri insegnanti. Chiunque fosse interessato ai libri di Anna Teresa, e volevo ricordare che nella nostra biblioteca comunale, qui sul Parco Albanesi, è possibile prendere in prestito alcune delle sue raccolte di poesie.
Nelle poesie di Anna Teresa possiamo osservare una profonda umanità, un vero e proprio senso di solitudine di fronte all'immensità dell'universo e del creato. Lei ha avuto consapevolezza delle difficoltà del vivere e soprattutto dello sfilacciarsi delle relazioni in legame ai sentimenti, e possiamo ricordare la forte dicotomia tra l'apparire e l'essere. Della scrittura di Anna Teresa colpisce l'innocenza del sentire le cose, le persone e soprattutto le vicende storiche. Anna Teresa è rimasta sempre fedele per la corrispondenza profonda tra la sua natura e il verso, che prima di andare sulla pagina era già dentro di lei. Il male più forte, l'amore più forte, si chiama poesia. Io credo poeta, qualcuno che passa per vie più tortuose, che piange se vede una foglia avvizzire. È quello che bacia incurante un lebbroso o, pietoso, si curva a raccogliere il corpo morente di un gatto randagio investito. È un salice triste, cosparge la terra d'un manto di foglie, eleva il suo esile tronco in cerca di azzurro a raggiungere il sole e non trova che nebbia, che nudo squallore. Io credo poeta, chi canta se muore di fame e dona il suo tozzo a chi prova più fame di lui. Poeta è colui che curva la fronte se infamia gli volgi, non dire che vile. Si chiude la porta con chiavi pesanti e dice a se stesso, un ricco mantile ti avvolge le spalle, l'insulto degli altri. Raccogli, imbastisci e tessi le coltri che scaldino il cuore di dolce follia, che il male più forte, l'amore più forte, è là che ti attende, si chiama poesia. E in questo preciso istante, in questo momento, ho una certezza, quella che Anna Teresa sta sicuramente sorridendo con tutti noi, con il suo sorriso timido, così come mi hanno raccontato. Lei infatti, quando sorrideva, si portava sempre la mano davanti al viso, come per nascondere la sua timidezza. E quindi un grande abbraccio con il cuore e con l'anima ad Anna Teresa, che per sempre sarà con noi. E a chiusura di questa bellissima mattinata vorrei terminare con una citazione di Pablo Neruda, che possa essere di pensiero, di riflessione per tutti voi. La poesia è un atto di pace.